Che bell'acqua fresca! È proprio quello che ci vuole, Giovanni. Ho la gola piena di polvere. Su, Daniele, aiutami a riempire gli otri. Ecco, lo sapevo, ci vado sempre di mezzo io. Ehi! Gomez, no! Ehi, pastore, proprio qui dovevi condurre le tue pecore puzzolenti, eh? Hai forse comprato tu il fiume e le mie pecore bevono dove vogliono? Chiaro, andatevene voi da un'altra parte. Ah, non c'è più pace qui, da quando è arrivato quel vostro predicatore. Ma il fiume è grande, non vedi? C'è posto per tutti. Perché ci provochi? Ora basta. Ora basta, lo dico io. Le mie pecore non si muovono da questo posto. Oh no, Daniele! Aiuto! Aiuto! Se succede qualcosa a quel ragazzo, la pagherai molto cara. E toglimi le mani di dosso. Adesso ti faccio vedere io. Stai calmo, buono. Lasciatemi! Buono! Lo voglio sistemare io, questo pecoraio! Lasciatemi! L'hai scampata bene. Sei salvo anche tu, Kamez! No! Kamez! Sì, lo so, ho sbagliato. Però, vedi, il fatto è che mi sono fatto prendere dalla rabbia. Ma con quel tizio è sempre la stessa storia, Gesù. È uno stupido arrogante, Pietro ha ragione. Qualcuno gli deve dare una lezione, prima o poi. Ho ragione? Ditemi, Andrea, Giacomo, non ho ragione. Lo so che dobbiamo perdonare, ma quante volte devo perdonare uno che mi fa del male? 7 volte? No, non 7, ma 70 volte 7. Ma 70 volte? Ma è come dire sempre. Sì, sempre. Gesù, tu ci chiedi l'impossibile. Ma allora i prepotenti l'avranno sempre vinta. No, Daniele. Solo chi sa perdonare sarà perdonato. Ascoltate. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale vuole fare i conti con i funzionari delle sue province. Che entri Abimelech, signore delle province orientali. Che cosa volete? Io sono un funzionario del re. Lasciatemi! Lasciatemi andare, vi prego! Non ho fatto niente! Ma insomma, lasciatemi! Lasciatemi stare! Ma insomma, chi vi ha dato l'ordine di... L'ho dato io l'ordine, Abimelech! Mio signore, perché mi stai trattando come se fossi un prigioniero? Le tue province sono molto ricche, Abimelech, e le tasse che richiedi sono alte, non è forse vero? Sì, è vero, mio signore. Perché allora non hai versato niente nelle casse dello Stato? Dov'è tutto il denaro che dovevi consegnare? Tu hai rubato 10.000 talenti. 10.000 talenti? Ma è quasi la metà del tesoro del regno. Cosa hai fatto con quei soldi, Abimelech? Li hai forse nascosti da qualche parte? No, signore, te lo giuro, sono menzogne. Io non ho rubato niente. Tu stai mentendo, ma non ti illudere, noi li troveremo. Procediamo, maestà? Sì. Ordino che Abimelech sia venduto come schiavo, lui, sua moglie e i suoi figli, e che tutti i suoi beni siano confiscati. No, ti prego, no, no! Così vuole la legge. Abbi pietà, mio signore. Se avrai un po' di pazienza con me, ti pagherò tutto. Risparmia la mia famiglia, ti prego. Loro non hanno colpa. I miei figli sono piccoli. Abbi pietà di loro. Solo un po' di tempo. Restituirò tutto. Lo giuro. Te lo giuro. Oh, signore, ti prego. Alzati. Alzati e torna alle tue terre. Il tuo debito è cancellato. Ma io... Vai in pace. Bentornato, padrone. Il viaggio è stato propizio, signore? Ti do il benvenuto.
Mi hai fatto chiamare, padrone? Sì, ti ho fatto chiamare. Maledetto! Mi devi 100 denari, te lo sei dimenticato? Ti prego, padrone, pietà! Paga quello che mi devi o ti uccido con le mie mani! Abbi pietà di me, mia moglie è malata. Quel denaro mi è servito per le sue cure. Non mi importa dei tuoi problemi, ne ho già abbastanza dei miei. Ascolta, ti pagherò tutto, lo giuro. Lasciami solo qualche settimana, ti prego. Qualche settimana, eh? Sì, avrai tutto il tempo. Questo succede a chi tenta di approfittare della mia bontà. Ascoltami bene. I tuoi dovranno pagarmi fino all'ultima moneta se vorrai uscire di qui. Come sono cattivi in quella città. Sì, è vero. Il ragazzo questa volta ha proprio ragione. Ma purtroppo questa è la loro legge. Che cosa? Legge? Che legge è quella che permette di vendere un uomo e la sua famiglia come schiavi? Una legge diversa dalla nostra. State zitti, fate continuare Gesù. Cosa succede poi nella storia? Tutti videro che cosa aveva fatto Abimelech al suo servo e così lo fecero sapere al re. Allora il re chiamò di nuovo il funzionario Abimelech. Abimelech, sei stato un cattivo funzionario e un uomo senza cuore. Tu mi hai supplicato e io ti ho perdonato quel debito enorme. Ma anche tu dovevi aver pietà del tuo servo come io ho avuto pietà di te. Che sia frustato finché non confessa dove ha nascosto il denaro. No! Gesù, io non ho capito. Prima il re cancella il debito e poi fa torturare Abimelech. Chi non sa perdonare ed è duro con gli altri avrà in risposta solo durezza. Guai a voi se siete inflessibili, guardando solo ai vostri diritti e senza usare il cuore. Se non perdonerete con sincerità il vostro fratello, anche il Padre mio che sta in cielo sarà inflessibile con ognuno di voi. Maestro, e Dio fino a che punto è disposto a perdonarci? Fino all'ultimo. Purché anche voi sappiate perdonare sempre, anche quando vi è stato fatto un grande torto. Ma dove sta andando Pietro? Credo di saperlo. Che cosa sono le vostre liti di fronte al debito enorme che abbiamo con Dio? Ehi, tu! E 40 camez. Sta bene attento. Posso perdonarti altre 450 volte, ma poi ne prendi tante, ma tante che... E fanno 41. Gesù narrava spesso parabole ai bambini. Sedeva in mezzo a loro parlando con semplicità. Bimbi, grandicelli e più piccini restavano in silenzio ad ascoltare. Tutti. Gesù così insegnava che è giusto perdonare, che per
indagini. Ma perché non vanno a fare chiasso da un'altra parte? Aspettate un momento. Perché non venite anche voi a giocare? Giochiamo alle nozze. No. È un gioco molto brutto e anche stupido. E inoltre le femmine non devono ballare. Sì, facciamo un altro gioco. Allora dite voi a cosa volete giocare. Maestro. Sì? Allora, Pietro? Niente da fare. Il capo della sinagoga ha detto che non vuole assolutamente farti parlare. Andremo altrove. Stai attenta che la rovini. La tengo benissimo, dai, non ti preoccupare. Perché non cominciamo subito? Chiamiamo anche gli altri. E perché? L'abbiamo trovata noi. È vero, Daniele. Cosa c'entrano loro? Sono degli scocciatori. Insomma, smettetela. Se siamo in tanti ci divertiamo di più, no? Ehi, sentite, sentite tutti. Abbiamo una cavalletta ed è completamente stecchita. Adesso le facciamo il funerale. Dai, venite a giocare con noi. Sarà una cosa grandiosa. Non abbiamo voglia. No, no. Non ci importa niente della vostra cavalletta. Perché non venite? Le costruiamo anche la tomba. Questo è un gioco da femmine. No, non ne ho per niente voglia. Possibile che con voi non si possa giocare mai a niente? Daniele? Daniele? Arrivo. Volevamo giocare alle nozze e loro niente. Allora noi abbiamo proposto di fare il funerale, ma loro niente, non hanno voluto giocare lo stesso. Vedi, quei bambini che ti hanno fatto tanto arrabbiare, Daniele, sono come gli uomini di oggi. Dio manda i suoi messaggeri, ma loro non li ascoltano. Dio fa i suoi inviti, ma non vengono accettati. Andiamo. Per via vi voglio raccontare la storia di un uomo che una volta fece un grande banchetto e invitò molta gente. Buongiorno. Guarda quell'arricchito di barocca, tutta la mattina che si profonde in sorrisi e inchini. Sì, sembra che sia diventato il padrone di Gerusalemme. Certo che il suo lavoro è pagato molto bene. Mi hanno detto che guadagna 5 talenti all'anno. Beh, io dico che nemmeno un bagno nell'oro basterebbe a pulirlo. State attenti, sta venendo qui. Shalom, buongiorno a tutti. Prosperità e salute, Baruch. Signori, volevo informarvi che venerdì alla mia modesta casa si terrà un grande banchetto e quindi ho invitato tutti gli uomini più in vista della città e sono più che sicuro che mi onorerete della vostra presenza. Caro Baruch, possono forse gli uccelli rifiutare i vermi della terra? Possono i campi rifiutare il concime? Scusatemi, ma non vi seguo. Intendevo dire, come si può rifiutare un invito così squisito e spontaneo, amico mio? Magnifico! Anche voi ci sarete, Nathanael? Avete detto venerdì, vero? Sì, al tramonto. E vi prometto fin d'ora che non scorderete tanto presto questa cena. Ah, non ne dubito, non ne dubito. Sappiamo bene che i mezzi non vi mancano. E voi, Caleb, ci verrete? Sì, potete contarci. Benissimo. Allora ci vediamo venerdì. Nella mia modesta casa. Ma è vomitevole. Beh, dovrà consumare un bel po' di banchetti per farsi accettare fra noi. Ma ci andrete davvero? Ma come? Non hai sentito? Ci saranno gli uomini più in vista della città. Gabriel, vieni qui. Eccomi. La cena è quasi pronta. È tempo che tu vada a dare l'avvertimento ai nostri invitati. Corro. Di a tutti di far presto. È arrivato il servo di Baruch, padrone. Che cosa vuoi? Volevo avvisarvi che la cena è pronta, signore. La cena? Ah, già, la cena. Me n'ero proprio dimenticato. Purtroppo c'è un problema. Ho comprato ieri un podere e non posso proprio. Allora, siete pronti con quei cavalli, sì o no? Eh sì, bisogna assolutamente che vada a vederlo. Proprio adesso? Sì, proprio adesso. Stavo infatti partendo. Ti prego, fa le mie scuse al tuo padrone. Ma signore, ormai è tutto pronto. Sarà per un'altra volta. Hai detto questa sera, ragazzo? No, non posso. Ho comprato 5 paia di buoi e devo andarli a provare immediatamente. Ma avevate dato la vostra parola. Senti, non ho tempo per le feste io. Devo mandare avanti tutta questa azienda. Di al tuo padrone che sarà per un'altra volta.
Ti ringrazio del riguardo che il tuo padrone ha avuto per me, ma temo proprio che le tue gambe abbiano fatto strada inutile. Sai bene che le donne non possono partecipare ai banchetti. Vedi, io e mia moglie ci siamo sposati da un giorno appena. Ma Nathanael... Non puoi pensare che io l'abbandoni così, da sola. Non sei d'accordo anche tu, mia cara? Mi raccomando, porta al tuo padrone le mie più sincere scuse e i miei ossequi. Come nessuno? Nessuno, padrone. È strano, davvero molto strano. I nobili Caleb, Nathanael e Nun mi avevano dato la loro parola. Non ci si comporta così. È strano, davvero molto strano. Posso dirvi ciò che penso? Erano scuse, tutte scuse. Vi hanno preso in giro. Sciocchezze. Non si prende in giro Baruch tanto facilmente, è chiaro? Loro non sanno ancora cosa hanno perso. Gabriel, vai subito per le piazze e per le strade della città e fai venire qui al mio banchetto i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Chi è questo benefattore che ci ha voluti tutti al suo banchetto? Brindiamo al padrone di casa! Padrone, ho eseguito il tuo ordine, ma a tavola c'è ancora posto. Esci di nuovo e va per i sentieri di campagna e lungo le siepi. Va dove sono gli uomini che non hanno casa. E tutti quelli che incontri falli venire a cena. Voglio che la mia casa sia piena di gente. E ti assicuro che nessuno di quelli che ho invitato per primi parteciperà al mio banchetto. Non c'è più un posto vuoto, padrone. Sì, Gabriel. Adesso possiamo finalmente chiudere la porta. Gesù, io credo di aver capito il significato del banchetto della tua parabola, lo sai? Ah, sì? Sentiamo, intelligentone. Il Signore che fa l'invito è Dio e quelli che non ci vanno sono dei... Coraggio, che cosa sono? Beh, sono come quelli che non vogliono giocare mai a niente. Dimmelo tu, Gesù, non è forse questo il significato della parabola? Oppure mi sono sbagliato? Non hai sbagliato, Daniele. Bisogna saper cogliere l'invito di Dio. È Dio che si fa scoprire, che esce fuori dalla sua segretezza. E invita tutti, proprio tutti, Daniele, perché tutti sono suoi figli. Ma chi è che ci viene a fare questo invito, Gesù? Chi? In questa parabola è il padrone che manda il suo servo a chiamare gli invitati. Ma Dio ha fatto molto di più. Ha mandato sulla terra il suo unico figlio. Ho capito, sei tu a fare l'invito, Gesù. È vero. Ecco qual è il significato di questo racconto. È come nella parabola, sono davvero tanti quelli che non ti vogliono ascoltare. Sì, è vero, soprattutto i più ricchi, le persone più istruite e tutti quelli che pensano di poter fare a meno di te. Se i primi invitati perdono l'occasione, i disprezzati e i lontani da Dio prenderanno il loro posto. I peccatori e le prostitute li precederanno nel regno dei cieli. Senti, Gesù, a forza di parlare di banchetti a me è venuta una fame da lupo. Dobbiamo raggiungere il lago di Galilea. Va bene. Tieni, è l'ultima, così forse resisterai ancora per un pochino. Sì, un bel pezzo di pane. Kamec, molla! Brutto pezzo d'asino è mio, lascialo!